Siamo per cominciare perché prego. L'orario non è proprio simpaticissimo, per cui ci stanno ancora dei tempi di pausa per il pranzo. Siamo sotto, diciamo, il numero dei programmati. Però io direi di iniziare, guadagniamo un po' di tempo. Benvenuti a tutti, ringrazio l'assessora Manuela Bora, Silvano Bertini, che sono contento di salutare, dirigente delle politiche industriali della Regione Emilia Romagna, che è anche un ex allievo ISTAU, Patrizia Sopranzi, che è l'omologa, diciamo, di Silvano Bertini, che è la responsabile dei settori produttivi della Regione Marche. Un breve inquadramento prima di dare la parola ai preziosi invitati. Abbiamo inserito questa iniziativa nel quadro delle oltre 1000 iniziative di ASVIS, l'Associazione per lo Sviluppo Sostenibile, che in questa settimana sta sviluppando 1050 iniziative per sostenere i 17 obiettivi dell'agenda dell'ONU. Siamo nel campo del nono obiettivo e vogliamo occuparci di innovazione, sostenibilità e futuro della manifattura, le proposte delle regioni Emilia-Romagna e Marche. L'inquadramento quindi è questo: il Festival dell'Economia Sostenibile, si è svolto lo svolgimento del Festival di Trento, le iniziative di ASVIS, oramai l'intreccio di intelligente, sostenibile e inclusivo, che sembrava, come dire, un paradigma più poetico che pratico, invece sta diventando agenda quotidiana. Abbiamo pensato a questa iniziativa, devo dire, un po' con un giusto risalto per alcune delle iniziative di attenzione sul biologico, ma in materia per esempio industriale, sull'economia circolare, che l'assessore Bora ha presentato come progetto di intervento, di cui immagino più tardi parlerà. Però il mio intervento lo vorrei limitare a una riflessione, diciamo, di contesto, che riguarda un po' la reazione diversa che hanno avuto queste due regioni rispetto all'impatto della crisi. C'è da dire che mentre, come noi sappiamo, su cui non voglio soffermarmi per non intristirci più di tanto, la Regione Marche dopo la crisi aggrava le proprie condizioni, tanto non soltanto per il relativo, diciamo, inviluppo, ma soprattutto per il cambio di alcuni criteri rispetto alle medie europee. Dal 75 al 90 siamo rientrati dopo 25 anni in regime di transizione. Ma la verità è che l'apparato produttivo della nostra regione, che prima della crisi era piuttosto stabilmente ancorato nel nucleo delle regioni più sviluppate, non soltanto, diciamo, anzi nel caso delle Marche, che non avevano un PIL pro capite più elevato della media, ma l'insieme, diciamo, degli indicatori, quelli utilizzati dall'IRPET oppure dall'OCSE, quelli sul gradiente civico, sulla giustizia, sull'ambiente, collocavano stabilmente le Marche nel gruppo di testa, quello che molti anni fa il nostro fondatore Giorgio Fua aveva indicato come una linea e una tendenza della direttrice adriatica dello sviluppo, che quindi metteva insieme appunto Veneto, Emilia Romagna, Marche, per poi l'augurio era che scendesse, invece questa linea discendente si è fermata. In effetti non è che tutto sia stato fermo, e come potremmo vedere ci sono delle risposte reattive particolarmente soddisfacenti. Stavo dicendo poco fa che per esempio una recente graduatoria fatta da una società importante come Deloitte & Touche su 35 casi eccellenti nel 2018 ne indica 5 nella regione Marche, quindi ben oltre, diciamo, il 3% delle indicazioni. Però purtroppo quindi le risposte reattive ed eccellenti ce ne stanno, ma la differenza sostanziale è che l'apparato produttivo marchigiano intanto è più manifatturiero che nella media nazionale, e ancora più manifatturiero
del livello europeo e purtroppo alcuni livelli di specializzazione erano a bassa intensità di capitale ed erano specializzati nei settori più esposti, diciamo, al vento della concorrenza internazionale. Ecco, questi sono i motivi del differente comportamento, perché nel frattempo l'Emilia Romagna non solo ha mantenuto una propria posizione relativa, ma negli ultimi anni, in modo particolare, ho visto delle statistiche risalenti al 2017, inizio 2018, le ha migliorate sia in termini di prodotto interno lordo, sia in termini, diciamo, di attività economiche qualificate. Ecco, il confronto di stasera è che, partendo da due realtà diverse, cerca di incrociare la strumentazione per conseguire obiettivi paragonabili. E il confronto di stasera, io non voglio interpretare le intenzioni dell'assessore regionale, ma insomma quello del confronto con l'Emilia Romagna è un confronto con un traino e con un riferimento più avanzato rispetto a uno invece più tranquillizzante, quello a cui siamo abituati, quello che per esempio abbiamo utilizzato anche nel caso delle regioni colpite dal sisma, l'Umbria, il Lazio, l'Abruzzo. E quello del sisma è un problema drammatico che non per un ottimismo di facciata, come spesso si dice, ma difficile da tradurre, può trasformarsi in una opportunità, perché la possibilità di riorientare le possibilità dell'apparato produttivo passa anche da un reset che a questo punto la catastrofe ti ha obbligato a mettere in campo. E i nuovi sentieri dello sviluppo per le Marche possono rappresentare, come dire, un riorientamento più generale che le politiche industriali cercano di interpretare. Due elementi, e poi do la parola a chi mi segue, elementi confortanti. Ho visto i risultati dei bandi, tra l'altro c'è una nota che abbiamo consegnato all'ingresso, ci fa dire che per esempio alcuni dei timori della vigilia, quelli che dicevano attenzione a non mettere troppe risorse nelle aree interne perché il tiraggio è modesto, si rischia di congelare delle risorse preziose che possono essere invece destinate nelle realtà più suscettive di sviluppo. Bene, vedendo i bandi, più tardi insomma i responsabili, se volessero, ne potranno parlare, ci fa dire che invece quasi il 40% viene tirato proprio nelle aree interne colpite dal sisma. Ed è un dato molto confortante, che ci fa riflettere anche sul fatto che le aree interne non siano soltanto terre ad abbandono oppure di rifugio bucolico agreste per la nostra regione e per l'Italia. Da Ascoli Piceno con HP Composites a Cesaroni di Comunanza, a risalire con Nando Ottavi a Belforte fino a Fermignano, c'è un punteggiamento con Merloni Termosanitarie, l'ex regno Merlonia. Occorre dire che siano 90.000 addetti nell'industria manifatturiera che regge, non come dire, che fa fatica ed è in affanno. Purtroppo io vedo degli amici rappresentanti sensibili osservatori del distretto delle calzature, sono altre le realtà che invece arrancano e continuano all'inizio del 2019 a essere in grandi difficoltà. La molteplicità della specializzazione settoriale e la relativa gioventù di quelle imprese di cui ho parlato, invece ci dice che la risposta è a chiazze, non è che, come dire, è più nelle aree interne, ma è anche nelle aree interne. E quindi la strumentazione da mettere in campo in termini di politica industriale, tenendo conto quello che è accaduto con il sisma, deve essere, come dire, consapevole di questa strumentazione, che guardi a una politica marcata di modernizzazione ad alto utilizzo di tecnologie digitali, aperta alla finanziarizzazione e all'internazionalizzazione delle imprese. Ultima battuta che vorrei fare è quella che, lo dico per i nostri frequentatori, l'Istao cerca di dare un contributo d'accompagnamento
alle istituzioni, alle associazioni di categoria, a chi si occupa, penso alla Banca d'Italia, che è alla vigilia della presentazione del rapporto per il 2019, cerca di accompagnare e di anticipare, con analisi e con proposte, il percorso da fare. Il prossimo 2 luglio ospiteremo qui ad Ancona, il mattino ci sarà l'inaugurazione del Festival della Soft Economy a Treia di Simbola, e la sera avremo qui un seminario che è un format nazionale, che è la comunità dell'innovazione, la comunità di IRSO, quindi con Bruno Lamborghini, Federico Butera, Patrizio Bianchi, l'omologo della nostra assessora che stasera non è potuto essere qui, per riflettere appunto e per dare concretezza a queste prospettive traduttive dello sforzo di modernizzazione. Quindi penso che l'animo che ci ispira nell'organizzare questa iniziativa e nel dare corso alle prossime sia quello appunto di favorire tutte le forme sostenibili dello sviluppo e capaci di accelerare la modernizzazione necessaria. Penso di essere stato abbastanza breve, aver detto quello che volevo dire. Darei la parola all'assessora Manuela Bora, che ringrazio ancora una volta perché in contemporanea, oggi pomeriggio, c'è una riunione importante con le autorità comunitarie in vista di una riunione che si terrà domani, se non ho capito male, a cui l'attività istruttoria dovrebbe precedere in maniera impegnata. Quindi darei immediatamente la parola all'assessore. Prego. Buonasera a tutti, saluto con piacere tutti i presenti, ringrazio per l'invito il padrone di casa Pietro Marcolini, ringrazio per la disponibilità Silvano Bertini, Patrizia Sopranzi, non solo per essere qui oggi ma per l'impulso molto positivo che sta dando alla dirigenza di 2 servizi molto importanti che sono quelli dell'attività produttiva, del lavoro e dell'istruzione, un approccio sicuramente diverso e non solo a mio giudizio ma a giudizio di molti molto più efficiente del passato. Poi vedo il direttore della Banca d'Italia, che saluto, Gabriele Magrini Alunno, i consiglieri regionali, Francesco Giacinti, Luca Fabbri, vedo con piacere anche Paola Bicchisecchi, Gian Angeli di Unico, sindacati. Devo dire che è da mesi che Pietro sta cercando di organizzare questa tavola rotonda e lo ringrazio perché nei nostri impegni quotidiani sono pochi i momenti che ci prendiamo anche per vedere quello che viene fatto nelle regioni vicine, quelle oltretutto insomma che sono considerate tra le più virtuose, e credo che momenti come questi siano molto importanti non solo per chi ci ascolta ma devo dire insomma anche per noi, anche per me. Il tema dell'incontro di oggi è innovazione e sostenibilità e questo è un binomio che mi coinvolge direttamente essendo assessora all'innovazione e all'energia. È un settore questo dove la Regione Marche ambisce ad essere un punto di riferimento a livello nazionale, ma dirò di più anche europeo, consapevole che non c'è futuro senza sostenibilità. Non a caso l'Europa si è dato un obiettivo ambizioso ma improcrastinabile di diventare entro il 2050 la prima economia a impatto climatico zero e tutto il prossimo settennio sarà dedicato a questo, comunque saranno tantissime, molto più numerose di quelle che abbiamo avuto in questa programmazione, le opportunità di finanziamento per progetti di questo tipo. L'Assemblea Legislativa delle Marche, come sapete, è stata la prima in Italia ad approvare la risoluzione sull'economia circolare, ma la legge regionale Industria 4.0 si caratterizza tra l'unica, non so se ancora comunque tra le poche in Italia, ad avere un articolo proprio sull'economia circolare, perché l'abbiamo voluto inserire proprio nella legge regionale Industria 4.0, perché Regione Marche non ha inteso nemmeno per un istante pensare che l'economia circolare fosse qualcosa rivolto unicamente al minor conferimento di rifiuti in discarica. Poi certamente questa è una cosa molto importante, ma
secondo noi l'economia circolare è un nuovo tassello della politica industriale, dove ovviamente le imprese devono essere protagoniste anche di questo, insomma, cambio di paradigma. Regione Marche entro la fine dell'anno uscirà con un bando di oltre 1,5 milioni di euro, che premierà 4 progetti migliori che verranno presentati, su cui il cluster Marche sta già lavorando. Regione Marche è tra le pochissime regioni europee ad essere ambasciatrice del patto dei sindaci, che significa, intanto è un patto volontario a cui regioni, comuni aderiscono, e aderiscono con lo scopo di raggiungere e superare quelli che sono gli obiettivi che ci sono stati dati dall'accordo di Parigi. A programmazione europea già avviata, quello che abbiamo potuto fare era intanto dare una premialità a tutti i comuni che volessero partecipare a qualsiasi tipo di bando. Se un comune aveva scelto di aderire al patto dei sindaci, questo comune ha, diciamo, delle possibilità in più, a parità di condizioni, di insomma, poter essere aggiudicatario. Ma secondo me tanto è stato fatto anche con il PEAR, in particolar modo con il progetto Marte, che ha approvato l'assessore che mi aveva preceduto nella delega all'energia, che è Sciapichetti, il progetto Marte. Perché credo che sia molto positivo? Perché l'impatto che si ha sull'efficientamento energetico è un impatto, come dire, variegato, nel senso che non si ottiene semplicemente intervenendo ad esempio sull'edilizia privata oppure su quella pubblica, ma bisogna cercare di agire 360 gradi. Noi abbiamo voluto partire con un progetto sperimentale che riguarda 3 ospedali. Perché? Perché sono quelli più, l'edilizia sanitaria, insomma, quella più energivora da questo punto di vista. Abbiamo cercato di agire anche sul fronte dell'illuminazione pubblica con circa 6.000 punti luce LED. E mi aspetto anche nella concertazione che avvieremo da settembre con tutte le parti sociali un asse dedicato proprio a questo. Mi piacerebbe che Regione Marche diventasse davvero un punto di riferimento anche a livello europeo su questi tipi di progetti. Pietro prima faceva riferimento a un dato che oramai credo che sia definitivo, cioè che vede Regione Marche come regione in transizione. Intanto vorrei precisare una cosa, che questo è dovuto anche al fatto che sono stati cambiati i criteri per la definizione e individuazione delle regioni. E io sinceramente ne sono anche felice, perché questa etichettatura significa che Regione Marche avrà tantissime risorse in più. Tantissime risorse che questa regione sarà sicuramente in grado di cogliere, così come mi fa piacere che l'ha sottolineata, è stata in grado di cogliere appieno l'opportunità che l'Europa ci ha messo a disposizione per il sisma. Domani annunceremo che abbiamo impegnato oltre l'85% delle risorse al lordo di quelle aggiuntive che abbiamo ricevuto, quindi se non avessimo avuto quelle avremmo già impiegato il 100% delle risorse. Poi sulla certificazione siamo già usciti, ma io su quello non ho dato grande peso, perché credo che sia uno dei tantissimi indicatori, anche se vogliamo quello meno importante. Però, come dire, la sensibilità che ho raccolto nel passato su questi indicatori, diciamo che è un po' una sensibilità corrente alterna. Non ho visto nessuno che poi è uscito applaudendo questo tipo di risultato. Ma tant'è. Per quanto riguarda invece il confronto con l'Emilia-Romagna, mi piacerebbe avere a disposizione le risorse che ha l'Emilia-Romagna. Questo intanto va citato come premessa, perché se uno ha la dotazione di risorse che ha loro, potrebbe fare davvero tantissime cose con risultati davvero impattanti. Purtroppo Regione Marche ha cifre più piccole, però questo ci impone di utilizzarle al meglio. In questi anni, devo dire, ho trovato anche un rapporto mutato con associazioni di categorie e sindacati che hanno saputo cogliere qualcosa che non era per niente scontato per una regione come la nostra, che è l'unica regione al plurale, cioè sostenere riforme comunque complicate,
come è stata quella della Camera Unica, ma soprattutto anche quella del Confidiunico, perché si parla di innovazione, di sostenibilità. Però se non abbiamo un sistema efficiente del credito, tutto questo rischia di rimanere un po' anche un gran bel libro dei sogni. E quindi abbiamo insomma cercato di, grazie sempre ai fondi europei, di raggiungere questo risultato che io spero trovi pieno complimento anche con la prossima programmazione, di arrivare davvero a un Confidi unico, ma che sia insomma unico a tutti gli effetti. Per quanto riguarda invece il tema del sisma, su cui già Pietro ha parlato, poi lascerò la parola anche a Patrizia Sopranzi, che parlerà di questo, immagino anche di alcuni progetti interregionali europei che vede Regione Marche impegnata in prima linea, come Greenomed, la Sustainable Manufacturing, e ovviamente insomma rimango a disposizione per ogni suggerimento o anche critica, perché non riteniate utile al riguardo. Grazie. Bene, io procederei come da programma con l'intervento di Silvano Bertini. Prego. Anch'io inizio ovviamente ringraziando Pietro Marcolini, tutto lo staff dell'Istao, Sabrina, per questo invito che mi fa molto piacere. Primo perché ho frequentato l'Istao ormai molti anni fa, e poi secondo perché io sono delle Marche e, come si sente dall'accento, sono ancora, diciamo così, chiaramente marchigiano, diciamo, mi sento ancora marchigiano, e quindi mi piace molto anche così la possibilità di ragionare per questa regione. Avevo preparato queste slide, faccio una piccola variante, diciamo, iniziale, dovuta alle considerazioni che faceva il Presidente all'inizio. Emilia Romagna, non è che sono qui, tutti si aspettano magari chissà che cosa sia successo in Emilia Romagna. Certamente una regione che ha risposto bene nel lungo periodo all'impatto della crisi, non bene all'inizio, perché l'impatto fu molto forte, molto traumatico in Emilia Romagna. Oggi diciamo, la propensione all'export della regione ha raggiunto livelli eccezionali, ma teoricamente anche preoccupanti, perché è una regione che esporta in valore assoluto più del Veneto, che ha 600.000 abitanti in più, non solo in termini relativi esporta di più, ma in termini assoluti è un indicatore molto positivo, molto importante. Ma se dovesse avvenire una nuova crisi come quella del 2008, la pagheremo senz'altro pesantemente. È chiaro che per tutti, per tutte le regioni, pesa molto, diciamo, un mercato interno che non cresce, diciamo, questo è uno dei veri problemi, non riusciamo più ad attivare una crescita interna. Comunque, ripeto, la regione ha sviluppato questa grande capacità di esportare, e ci è riuscita grazie alla ricerca e all'innovazione. E la regione fece questa scommessa di investire molto nella ricerca dal 2002, quindi in un momento non sospetto, in cui le cose andavano bene, in cui anche le imprese ci domandavano ma perché? Perché c'era una capacità endogena di fare innovazione da parte delle imprese attraverso, diciamo così, meccanismi incrementali basati sull'esperienza, sulla specializzazione. Ma la regione vuole insistere nell'attivare, diciamo così, la dinamica della ricerca, della collaborazione con l'università e con gli enti di ricerca, che è un tema estremamente complicato ancora oggi, ma si vuole insistere in questa direzione. Oggi, da quando abbiamo iniziato, la spesa di ricerca e sviluppo della regione sul PIL è raddoppiata, eravamo all'1%, ora siamo al 2%, ma tutta questa variazione è stata dovuta esclusivamente alle imprese. Cioè questo 1% in più lo fanno soltanto le imprese. Quindi la spesa di ricerca pubblica era lo 0,5% del PIL e tale è rimasta, quella delle imprese era lo 0,5%, ora è l'1,5%. Quindi il 75% della spesa di ricerca e sviluppo della regione, che vale qualcosa come 2 miliardi e mezzo circa di attività di ricerca e sviluppo, viene fatta dalle imprese. E quando nel 2011-2012 chiedevamo alle imprese che cosa, nel momento in cui stavano recuperando volumi di fatturato e di attività di esportazione,
ci dicevano che il 40%, se non il 50%, era dovuto ai nuovi prodotti che erano riusciti a mettere sul mercato. Quindi non era stata una ripresa dovuta all'aumento, al recupero della domanda sull'esistente, ma sui nuovi prodotti che erano stati nel frattempo realizzati e messi sul mercato attraverso, attraverso attività di ricerca. Ma non so come funziona qui, se qualcuno mi... Ah, quello, scusa, quello sbagliato. Ecco. Ok. Allora, il tema di oggi, uno, si può dire, è un tema difficile da affrontare a livello regionale, quello del rapporto tra innovazione e competitività. Io invece ritengo che la regione, la dimensione regionale sia molto importante su questo. È chiaro che le regioni non possono dare risposte su tutto. Per affrontare congiuntamente questi problemi, chiaramente ci vogliono grandi salti tecnologici che solo i grandi centri di ricerca, le grandissime imprese possono realizzare, però la dimensione regionale, a mio avviso, è importantissima perché crea, diciamo così, se si fanno politiche adeguate, quelle condizioni perché l'innovazione si ramifichi nel territorio, offra infinite soluzioni possibili, infinite applicazioni e concili, diciamo, la competitività con una maggiore sostenibilità dell'attività produttiva. Il nostro approccio è stato quello di cercare di costruire un ecosistema, cioè un sistema in cui i soggetti siano al tempo stesso rafforzati e messi in condizioni di collaborare tra di loro. Quindi abbiamo cercato di creare condizioni per cui si parlassero i centri di ricerca, le imprese, con tutte le difficoltà anche di carattere istituzionale che ci possono essere, per creare quel rapporto di scambi di conoscenza, scambi di know-how che ci possono essere tra diverse tipologie di soggetti, perché sostanzialmente quello che noi vediamo è che le imprese sono costrette a competere in mercati estremamente concorrenziali, che incidono molto sulla remunerazione dei fattori, sui prezzi con cui si possono vendere i prodotti. E chiaramente la risposta a questo sta nell'innovazione, diciamo, ma se noi ci limitiamo a un'innovazione esclusivamente di processo o di sistema, tendenzialmente tendiamo a ridurre il lavoro. Quello su cui noi insistiamo molto è spingere sull'innovazione di prodotto, per questo l'ecosistema, diciamo, è importante, un ecosistema dinamico, perché lo scambio di conoscenze genera nuove idee in continuazione e dalle nuove idee nascono nuovi progetti, nuovi prodotti e nuovi investimenti. E su questo abbiamo cercato appunto di lavorare. Per creare questo ovviamente non è che ci vuole un'economia, diciamo, alla Silicon Valley necessariamente. Noi siamo partiti da quello che c'è sul territorio, quindi bisogna partire dalle basi solide che ci sono sulla realtà produttiva, anche se sono le cose che possono sembrare più tradizionali. Food, catena, diciamo, filiera agroalimentare, filiera delle costruzioni e filiera della meccanica. Queste tre aree da noi rappresentano, ovviamente la regione Emilia-Romagna ha 4 milioni e mezzo di abitanti, queste tre aree per noi rappresentano 1 milione di posti di lavoro, il 90% dell'export, e quindi sono aree in cui la regione non poteva rischiare di perdere dei colpi. Ma sono aree che sembrano tradizionali, ma che sono estremamente ricettive di innovazione. No? Pensiamo al food, economia circolare, agricoltura di precisione, salute, alimentazione, pensiamo alle costruzioni, efficienza energetica degli edifici, sicurezza sismica e quant'altro. Quindi noi abbiamo, diciamo, in primo luogo puntato sul rafforzamento di quello che già avevamo in termini di competitività, introducendo gli elementi dell'economia della conoscenza in questi settori che appunto sembrano tradizionali, ma in realtà sono settori estremamente rilevanti in termini delle sfide che dobbiamo affrontare nella nostra società. Abbiamo poi guardato anche a settori di potenziale crescita, più
più recettivi, diciamo, soprattutto per giovani ad alta formazione, che sono il tema delle industrie, della salute e del benessere, e il tema delle industrie culturali e creative, soprattutto ovviamente a Bologna, dove ci sono parecchie facoltà umanistiche, il DAMS di Umberto Eco e quant'altro. Ultimo, abbiamo considerato il tema dell'innovazione dei servizi, che originariamente avevamo pensato come un fattore trasversale, poi in realtà l'abbiamo verticalizzato anche questo, ma noi, diciamo così, i processi di innovazione cerchiamo di orientarli prioritariamente ad affrontare tre grandi sfide, diciamo, della nostra società, che sono: uno, quello della digitalizzazione, quindi della rivoluzione digitale che attraversa un po' tutto il nostro sistema produttivo, la nostra società. L'altro è il tema della sostenibilità, cioè l'innovazione che deve conciliare, diciamo così, la competitività con soluzioni più sostenibili. E terzo, quello, diciamo, genericamente dello sviluppo umano, cioè tutto ciò che ci consente una vita migliore dal punto di vista della salute, dell'inclusività, dell'integrazione, della vivibilità del nostro mondo e quant'altro. Quindi abbiamo cercato di creare questo incrocio tra le realtà industriali, diciamo così, basilari della nostra realtà produttiva e le grandi sfide che dobbiamo affrontare. Per la struttura dell'Emilia-Romagna, che è difficile confrontare con le Marche, io anche quando dicono a Bologna vogliamo competere con Milano, mi arrabbio sempre, perché Milano è una cosa e Bologna è un'altra cosa, non è difficile. L'Emilia-Romagna ha una struttura, diciamo così, per ragioni storiche, geografiche, per esperienze, diciamo, che si sono maturate nel tempo, cioè, diverse, difficilmente applicabili in quanto tali ad altre regioni, comprese le Marche, che io considero sempre una regione estremamente dinamica e molto allineata, diciamo, ecco, con l'Emilia-Romagna. Però diciamo che queste tre aree, come l'alimentare o le costruzioni e la meccanica, hanno una serie di diramazioni produttive in verticale e in orizzontale che ne fanno una potenza, diciamo, da questo punto di vista. Perché voi pensate, con le Marche, io credo che i dati che non la premiano in questo momento sono dovuti alla crisi, soprattutto di alcuni leader, che è difficile assorbire in una regione di queste dimensioni. Ma pensate che anche in Emilia Romagna la crisi di 4-5 grandi cooperative edilizie dopo il 2008, cosa può aver rappresentato, diciamo, no? Però si è riuscita, diciamo, in qualche modo ad ammortizzarla, perché c'è una forte varietà di specializzazioni che si integrano e che si possono compensare, diciamo, di specializzazioni e di modelli anche imprenditoriali, cooperative, grandi imprese e quant'altro. E questo... Però ecco, chiaro che questo in Emilia Romagna c'è, diciamo, è un'eredità, diciamo, che cerchiamo di coltivare. Bisogna cercare di, come si può dire, complessificare il sistema, cioè non concentrarsi su un solo settore, su un solo prodotto, ma cercare di allungare la filiera, diversificarla, creare la massima complessità, diciamo così, intorno a un elemento di conoscenza, proprio per evitare che una singola crisi settoriale, una singola crisi imprenditoriale possa avere effetti molto forti, diciamo. Naturalmente questo non è facile. Ecco, queste sono le industrie culturali e creative e le industrie della salute, per esempio, noi le abbiamo considerate non solo in quanto tali, ma in quanto industrie che possono aiutare a riqualificare e a ripensare le industrie più tradizionali, per esempio il sistema moda. O il turismo, ad esempio, oltre che riqualificare le istituzioni pubbliche, diciamo, che ovviamente pagano, diciamo, la carenza, diciamo, la difficoltà dal punto di vista finanziario delle risorse pubbliche. Ecco, se torniamo a quella schema precedente, vedete che incrociando le priorità industriali con questi driver che dicevamo, si possono trovare tante delle parole d'ordine che normalmente sentiamo, no? Industria 4.0, smart building, agricoltura di precisione e quant'altro, diciamo. Quindi noi
queste parole d'ordine, diciamo, che ci vengono dall'Europa, le individuiamo non ex ante, ma come incrocio tra, diciamo così, la nostra identità produttiva e la risposta alle grandi sfide. Abbiamo fatto un'analisi su come queste priorità vengono intercettate nei progetti di ricerca che hanno fatto i laboratori della nostra rete e, come vedete, vengono ampiamente toccati. Dall'analisi soprattutto sulla sostenibilità che abbiamo fatto, la filiera agroalimentare, i progetti di ricerca e di innovazione della filiera agroalimentare hanno un contenuto sostenibile per nell'80% dei casi, quelle delle costruzioni nel 70%, quelle della meccanica nel 50%. Ecco, altro elemento, questo, diciamo, è che dobbiamo far convergere, diciamo, le tecnologie verso la soluzione dei bisogni, questo è dei bisogni industriali e delle risposte al mercato. E quindi la nostra la strategia, come mi sembra anche quella delle Marche, non si è basata su nanotecnologie o tecnologie dell'informazione, ma si è basata sul verticale, cioè sulle specializzazioni produttive, ma cercando di far convergere il più possibile tutte quelle tecnologie che aiutavano a risolvere determinate problematiche produttive e trovare nuove soluzioni tecnologiche ai bisogni del mercato. Quindi non c'è una tecnologia che va su un settore, ma tante tecnologie che convergono a risolvere, diciamo così, a sviluppare nuovi prodotti, nuove soluzioni nelle diverse specializzazioni. Cerco di fare rapidissimamente un riassunto del policy mix. Nella parte sinistra vedete quella che possiamo dire la parte di offerta e la parte di governance dell'ecosistema, diciamo. I progetti di ricerca industriale strategica li fanno i laboratori di ricerca, quelli che noi abbiamo creato e istituito, diciamo, costituito nella nostra rete di alta tecnologia, li fanno insieme, quindi ogni progetto deve avere almeno da 3-5 partner, anche di provenienza scientifica diversa, ma orientati a uno specifico settore, diciamo, una specifica area di quelle che abbiamo visto in verticale. In questi progetti noi chiediamo anche alle imprese di partecipare senza ricevere il contributo. Prestano uomini, prestano tecnici, prestano strumentazioni per testare le soluzioni che vengono studiate a livello di ricerca. Hanno il diritto naturalmente di sfruttare industrialmente i risultati che possono venire fuori da questi progetti. Ora li valuteremo, stiamo valutando, la prima tornata si è appena conclusa, ne abbiamo avuti 59, nella seconda ne stiamo finanziando altri 45, sarà oggetto di valutazione, da quello che impareremo, dove ci sono le criticità o le difficoltà, prenderemo lezioni per la prossima programmazione. Abbiamo organizzato questi cluster, che sono delle associazioni che corrispondono a quelle specializzazioni che avete visto, associazioni partecipate sia dai laboratori che dai centri di ricerca. Non hanno funzione di marketing, non hanno funzione di lobbying, hanno funzione di discutere le priorità, le problematiche principali che ci sono nel settore e comunicarle alla regione. Quindi, ad esempio, i bandi che facciamo sulla ricerca industriale strategica si basano su priorità tecnologiche che sono state individuate e discusse insieme. Diciamo. Possono essere azzeccate o meno, però sono quelle che vengono fuori dalla discussione. Così come possono fornirci anche indicazioni rispetto ai fabbisogni formativi, alle opportunità di internazionalizzazione e quant'altro. Non mi dilungo. Dall'altra parte, sulla parte per voi di destra, sono i progetti di ricerca e sviluppo delle imprese. Anche qui, purtroppo, non abbiamo tante risorse, correggo l'assessore, il rapporto alla dimensione produttiva. Abbiamo potuto fare solo un unico bando. Però anche qui, diciamo, è uno schema di bando che abbiamo dal 2003. Le imprese propongono un progetto di ricerca, nell'ambito di questo progetto devono assumere almeno un giovane laureato, portare in azienda un giovane laureato e attivare una collaborazione con un centro di ricerca. Questa è una cosa che è stata forzata, ma ha portato da quello che abbiamo visto, buoni risultati, anche dalla valutazione che abbiamo fatto. Uno schema, diciamo, più agevole, progetti di innovazione e diversificazione produttiva per le PMI,
La novità che abbiamo avuto in questo periodo, non l'abbiamo finanziata col FESR, anche se l'abbiamo certificata in alcuni casi, sono gli accordi di insediamento e sviluppo, la cosiddetta legge per l'attrattività, con la quale abbiamo finanziato grandi progetti di grandi imprese che hanno ampliato o realizzato nuovi investimenti produttivi nel nostro territorio con elevato impatto occupazionale. Noi ovviamente non possiamo finanziare le grandi imprese per quanto riguarda gli investimenti produttivi, ma abbiamo finanziato un loro progetto di ricerca che si accompagnava a questo investimento. Abbiamo finanziato, ora c'è un ultimo bando, alla fine saranno 35 progetti con un significativo impatto occupazionale. Uno dei più noti è quello della Lamborghini, che ha creato circa 600 posti di lavoro, diciamo, solo all'interno dell'azienda stessa, oltre all'indotto sul territorio. Le start-up, eccetera. Questi sono i numeri, qui chiudo rapidamente. Diciamo, noi avevamo previsto che, pur partendo sull'asse 1 del POR con 140 milioni di contributi, avremmo fatto una strategia che sarebbe valsa alla fine 2 miliardi e mezzo di investimento. Come vedete, il secondo numero l'abbiamo fortunatamente già raggiunto. Ci sono venuti in aiuto anche finanziamenti nazionali ed europei, ma insomma, la strategia dell'Emilia Romagna, diciamo, è valsa come investimento totale sul territorio 2 miliardi e mezzo abbondanti. Questi sono alcuni dati dei progetti, ora non ve li sto a raccontare, come impattano sulle diverse filiere. Questi sono i cluster che abbiamo costituito, di cui vi dicevo. Questi sono i tecnopoli che abbiamo realizzato su tutto il territorio, diciamo, sono strutture dove ci sono laboratori, servizi per il trasferimento tecnologico, spazi per spin-off e start-ups. Stiamo lavorando naturalmente per farli funzionare al meglio, ma è sono dei punti di riferimento che abbiamo su tutto il territorio. Queste sono strutture, diciamo, più agevoli, sono gli hubs, gli incubatori, i co-working, alcuni di quelli che abbiamo sul territorio, dove soprattutto si muovono i giovani creativi, digitali e quant'altro per sviluppare idee e progetti di impresa. Questi sono gli Innovation Labs, ma qui aprirei che sono i laboratori aperti delle città, ma se non voglio stare a descrivere perché apriamo un altro capitolo. Cioè, sostanzialmente sono laboratori per diffondere la cultura digitale non solo alle imprese ma anche ai cittadini, alle istituzioni, per cambiare proprio lo stile di vita delle nostre città. E questo è il progetto più grande di cui tutti avete sentito parlare, su cui ha lavorato molto Patrizio Bianchi, che è il grande tecnopolo che abbiamo a Bologna. Questa era la vecchia manifattura tabacchi, cessata nel 2005 se non sbaglio, acquisita dalla Regione, in fase di ristrutturazione, dove andranno dentro molti centri di ricerca, principalmente il centro meteo di Reading che si trasferisce in Italia proprio in questa sede, l'agenzia meteo italiana, il Cineca, e quindi diventerà sostanzialmente un grandissimo centro di calcolo, penso uno dei più grandi senz'altro d'Europa, diciamo, un tecnopolo tutto concentrato su big data al servizio della società e del sistema produttivo. Scusate se sono stato troppo lungo. Grazie. No, avremmo continuato ad ascoltare utilmente. Certo, c'è un problema quando si confrontano realtà diverse, sia di specializzazione che di scala, no? Perché il centro di calcolo più importante d'Italia, forse tra i più importanti d'Europa, è una cosa a cui appunto bisognerebbe pensare anche con una logica di alleanze territoriali, di alleanze, perché se appunto il ragionamento verso cui, diciamo, le regioni più avanzate d'Europa stanno pensando è quella dell'aggregazione su progetti di scala adeguata alla concorrenza planetaria, no? Entrerà in campo, lo dico soltanto una battuta, rispetto all'offensiva americana è stata varata in queste ore la risposta cinese, australiana e indiana. L'Africa dal 1 di gennaio diventa libero scambio per la Cina,
pensare, come dire, a strumentazioni territorialmente ristrette, dimensionalmente limitate, obiettivamente, però c'è la logica, diciamo, della coalescenza, delle alleanze, che consente di superare un limite di scala, altrimenti le realtà piccole, marginali e periferiche rischiano di essere tagliate fuori oppure di non avere alcuna funzione, alcun ruolo. E darei adesso la parola a Patrizia Sopranzi per il suo intervento, anche perché mi pare che voglia esprimere una valutazione già su questa prima parte del dibattito, e poi apriamo un po' il confronto. Cioè abbiamo programmato, diciamo, entro le 5:30, massimo le 6 di chiudere. Cioè abbiamo tutto il tempo quindi per un doppio turno e per sentire anche molti qualificati di voi che vogliono intervenire. Prego, Patrizia. Allora, io avevo preparato delle slide, però insomma, dopo l'intervento introduttivo dell'assessore e l'intervento di Silvano, insomma, volevo esprimere alcune mie considerazioni, anche molto personali, soprattutto su quello che all'inizio, insomma, il Pietro Marcolini ci richiamava relativamente anche a questa, diciamo, a questa differenza, convergenza tra le due regioni. Allora, quando noi abbiamo, come l'Emilia-Romagna, iniziato a ragionare sulla strategia di specializzazione intelligente, perché diciamo, questa diciamo, era una condizionalità che l'Europa ci aveva dato per poter poi accedere ai fondi del FESR, quindi al Fondo di Sviluppo Regionale. Abbiamo fatto sia un'analisi fattuale, quindi delle evidenze statistiche, sia anche tutta una serie di incontri con i principali stakeholder e anche con molti imprenditori, quindi il cosiddetto processo di scoperta imprenditoriale, per capire quelle che erano le esigenze del territorio e quali erano i fattori su cui puntare per innescare, insomma, una crescita del nostro tessuto produttivo. Allora, dall'analisi condotta, io mi ricordo anche utilizzando quelle che erano le statistiche europee, avevamo verificato che la nostra regione era cresciuta in termini di innovazione, ma soprattutto sull'innovazione, diciamo, per quello che riguarda l'organizzativa, il marketing, il design, eccetera. Mentre un punto invece di mancato sviluppo riguardava proprio la ricerca e lo sviluppo. Quindi eravamo molto indietro e siamo molto indietro su questo fattore che è molto importante, come ci diceva Silvano, per la competitività delle imprese. Loro si attestano al 2% della spesa di ricerca e sviluppo sul PIL, noi siamo fermi allo 0,7%. E quindi, diciamo, un fattore per me che ha portato poi a questo sviluppo della regione, al di là diciamo, del fatto che comunque sono regioni diverse, cioè abbiamo anche una diversità, è comunque anche legata, è per me soprattutto legata al fatto che già dal 2002 la regione Emilia-Romagna, penso unica in Italia, ha puntato molto su ricerca e sviluppo, quindi loro si sono fatti approvare un programma regionale in cui molte risorse andavano per stimolare proprio l'offerta e non solo la domanda. Cioè, quindi loro hanno costituito i tecnopoli, cioè hanno fatto tutta un'attività di questo tipo che poi secondo me ha dato i frutti, mentre invece noi, cioè, diciamo, per noi la ricerca strutturata ancora non era iniziata nella nostra regione. L'altro elemento, ho seguito anche diversi POR, è che nella nostra regione si è puntato più sull'innovazione di prodotto, sull'innovazione di processo che sull'innovazione di prodotto. Abbiamo chiaramente un'economia anche molto diversa, nel senso che chiaramente in Emilia-Romagna ci sono dei player, cioè, a livello internazionale molto di più che nella nostra regione. E nella nostra regione abbiamo avuto anche, diciamo, delle specializzazioni monosettoriali in alcune aree, per cui l'economia di alcune aree dipendevano da un unico settore se non da un'unica impresa. Quindi la crisi di questa impresa ha portato tutta a una crisi di un territorio. Quindi questo secondo me più che in Emilia-Romagna.
Abbiamo un problema, penso più che dell'Emilia Romagna, di ricambio generazionale, soprattutto per quello che riguarda le imprese più grandi e strutturate, in cui ancora la figura dell'imprenditore, ma che è giusto che deve dare l'impulso, eccetera, è fondamentale, ma una volta che l'imprenditore cessa la propria attività, non c'è un manager, non c'è personale in grado di portare avanti l'azienda, se non c'è un ricambio generazionale col figlio, eccetera. Quindi questo secondo me è un altro problema delle nostre imprese. Un altro problema è il fatto che noi ci avevamo, e secondo me abbiamo ancora, un livello molto alto di subfornitura. Mentre essendo sempre di più spostati su un'innovazione di prodotto per essere competitivi e quindi anche sulla qualità, quindi dei processi, è chiaro che si sta ricomponendo, mi sembra uno studio di un po' di tempo fa anche proprio della Camera di Commercio, che si sta ricomponendo tutto il ciclo produttivo spesso all'interno della stessa azienda per poter controllare la qualità, eccetera. Per cui c'è un problema anche di quello che è la subfornitura, per cui o alcune imprese diventano un anello intelligente della rete, anche le imprese di subfornitura o che fanno componenti, entrano dentro questa filiera e diventano un anello intelligente della rete, altrimenti questi problemi continueranno ad esistere. Questo è un mio giudizio personale, per questo non, ecco, volevo un po' sentire, cioè, poi vi racconterò come abbiamo ragionato noi sulla specializzazione intelligente e quali sono i primi risultati. Ecco, però mi piaceva un po' condividere questo giudizio che non so se... L'idea che avevamo avuto nel preparare l'incontro era quella di un'illustrazione. Se però appunto vogliamo aprire un confronto a partire da questa riflessione che adesso offriva Patrizia, abbiamo distribuito due articoli di Silvano, il secondo dei quali, quello sull'evoluzione dei distretti nella prossima decade, mi pare che affronti un po' una parte del problema che Patrizia affrontava, e cioè in altri termini, sul tema delle relazioni di distretti industriali c'è stata un'apologia che è durata a lungo e poi negli ultimi tempi, come dire, una distruzione della memoria altrettanto, diciamo, discutibile. Ecco, la riflessione che ci offre Silvano è invece di valorizzazione di quelle reti esistenti che poi si estendano per i settori vicini, sia in termini orizzontali che verticali, quindi un'integrazione produttiva che parte da quel prodotto e diversifica il prodotto, ma che si avventura anche nell'allargamento della tipologia dei prodotti. E il passaggio iniziale, la parola, diciamo, sintetica che veniva introdotta all'inizio era quella della trasformazione del distretto industriale in ecosistema, in cui l'elemento, diciamo, monotematico, monoproduttivo viene sfumato, ma rimangono vive e vitali le relazioni sistemiche. Ecco, quindi, e su quelle, con tutta la filiera, tutta la tastiera delle innovazioni, quella organizzativa, quella tecnologica, quella diciamo, che poi fa la differenza, qui dentro anche la scorsa settimana ne abbiamo parlato a lungo, quella delle social capabilities, quella, diciamo del contesto più generale che poi si riversa e può fruttificare. Però se vogliamo fare, come dire, se ce n'è l'intenzione, una prima battuta, osservazioni su quanto è stato detto, poi io inviterei, ma l'impegno viene mantenuto, a illustrare anche non soltanto il fatto, ma quello che la Regione sta facendo, perché siamo alla vigilia anche del varo di importanti bandi che traducono molto spesso più delle intenzioni la concretezza delle politiche concrete. Prego, se c'è qualcuno che... Nel frattempo che aspetta qualcuno, io volevo...
cioè volevo dire questo rispetto a quello che diceva Marcolini. Infatti, secondo me c'è questa evoluzione, insomma, non solo a livello di distretto, ma a livello di filiera, e noi abbiamo cercato molto di spingere nei nostri interventi tra una filiera verticale e una filiera orizzontale, in cui c'è una sorta di cross-fertilization tra competenze e capacità, quindi in cui vengono messi insieme anche diciamo ambiti diversi che però cioè contribuiscono a creare valore sul prodotto. Insomma, penso a filiere in cui coesistono sia imprese che fanno ICT, sia imprese che fanno design, imprese che fanno prodotto finito, imprese che fanno componenti. E noi abbiamo cercato molto di stimolare questo, sia per anche soprattutto nei settori del Made in Italy, perché è importante proprio che il prodotto che deriva da questa contaminazione tra diverse capacità, tra diverse abilità, tra diverse conoscenze, porti ad un'innovazione nel prodotto. Quindi secondo me questa è un po' una strada su cui noi stiamo cercando di spingere. Soprattutto per i settori tradizionali, in cui diciamo, magari il livello spinto di tecnologia è meno importante, però comunque è importante che ci siano delle innovazioni e delle innovazioni anche, e ci sia anche una sostenibilità, perché come poi voi sapete, cioè, il consumatore è sempre più attento verso anche tutto, insomma, prodotti che siano ecocompatibili, che rispettino la salute, il benessere. Prego. Questa seconda parte della domanda, non so se la presentazione non era stata sufficientemente chiara, mi sembrava di aver illustrato che c'è un approccio di sistema, cioè nel senso di ragionare sui sistemi produttivi più consolidati, metterli in relazione con il sistema della ricerca regionale e creare delle integrazioni tra questi due mondi. Il policy mix, poi adesso l'ho rappresentato rapidissimamente, si compone anche della parte di formazione, cioè nel limite del possibile abbiamo cercato anche di integrare le politiche per la formazione con le politiche per la ricerca e l'innovazione. Ma per quanto riguarda l'altra parte, come diceva il Presidente, c'è stata negli anni passati un'enfasi eccessiva sui distretti, che io personalmente avevo contestato, infatti nella mia Romagna non aveva, la politica mi aveva seguito, diciamo, i miei suggerimenti, non aveva mai enfatizzato molto questo approccio, perché l'idea del distretto localizzato solo in quei comuni lì precisamente identificati, che fanno solo quel prodotto, io la vedevo una strategia molto rischiosa, diciamo, perché appunto una crisi di un'impresa leader in uno di quei sistemi, o la crisi addirittura di un prodotto dal punto di vista del mercato, cioè, rischia di svuotare totalmente, diciamo, una realtà produttiva. Per cui noi cerchiamo di adottare, diciamo, quella che ora è una metodologia internazionale, sostanzialmente quella che ha lanciato Michael Porter con il vantaggio competitivo delle nazioni, che sicuramente conoscerà, che il cluster come metodologia, non come realtà storica, diciamo, preesistente. Cioè,
Il cluster come metodologia significa qualcosa che noi possiamo costruire. Possiamo partire anche da due imprese e possiamo costruire un cluster, se vogliamo, cioè promuovendo la diversificazione, l'innovazione, eccetera. Però è una metodologia di policy, non è una, un sostegno a qualcuno che ha delle condizioni storiche così venute, diciamo così, dal un diritto preacquisito, diciamo, ecco, una sorta di sostegno. Cioè, la legge sui distretti fu interpretata come un qualcosa che doveva essere fatto solo per quei distretti, come se loro avessero un diritto diverso dagli altri sistemi produttivi della regione, diciamo. Noi invece abbiamo cercato di metterli assieme, cioè di far comunicare le diverse specializzazioni tra di loro, perché adesso, insomma, mi viene in mente qualche piccolo distretto, diciamo, in giro per l'Italia, ma il distretto delle forbici non mi ricordo dov'è. Dove andiamo col distretto per le forbici, diciamo? Cioè, bisogna cercare di fare un ragionamento più complesso, per cui quello che diceva Patrizia io lo condivido pienamente. Cioè, il sistema moda marchigiano ha una sua valenza, che non è soltanto la scarpa e i cappelli di Monsummano o quant'altro, diciamo. Vediamo se si può fare sinergia, vediamo se si può allungare o diversificare ulteriormente la filiera, scambiarsi, contaminarsi, diciamo, di competenze, sviluppare, diciamo, servizi post produzione verso il mercato, perché oggi la maggior parte del valore aggiunto comincia a venire più dal post prodotto che non dalla produzione. Cioè, il nostro 4.0 sostanzialmente ci dice che dobbiamo allungare la filiera, la catena del valore che controlliamo, perché se non la controlliamo noi la controlla qualcun altro. Ma anche in Emilia Romagna, voglio dire che dal punto di vista dei modelli imprenditoriali non è molto diverso dalle Marche, a parte l'esperienza delle cooperative e quant'altro, ma gran parte delle imprese leader dei distretti sono state mai acquisite da gruppi stranieri, perché c'è il problema di collegarsi alle catene globali del valore, quindi la piccola impresa da sola fa fatica ad arrivarci. Per cui l'importante è avere un ecosistema dove, diciamo, le competenze sono molto forti, difficilmente trasferibili. Benissimo il distretto com'era, però, diciamo, è in questa logica che va pensato. È un fattore, diciamo, di resilienza del territorio, ma poi bisogna trovare il modo di collegarlo alla competizione globale. Per cui il cluster, adesso, come diceva Marcolini, si sta buttando via il bambino con l'acqua sporca. Perché ci siamo ubriacati dei distretti, poi abbiamo visto che nella politica, come era stata concepita, non ha funzionato, ora non si parla più di cluster, di distretti, quando tutta l'Europa e tutto il mondo sta ragionando in questi termini. Io sono stato 2 settimane fa in Romania, cioè, è pieno di cluster organization, è una realtà molto dinamica, però bisogna guardarla in termini evolutivi, non in termini di un sedimento storico che dobbiamo proteggere. Questo è stato l'errore che è stato fatto in passato. Non so se... Bene, tra l'altro, come vedo anche qualche imprenditore, io prima di dare la parola, perché non è che vogliamo salvare Patrizia dalla illustrazione di quello che invece la Regione Marche fa, abbiamo 3 interventi che animano un po' il dietro. Prego. Grande bisogno,
Bene, Daniela, vorrei rispondere solo ad un'altra cosa. No, poi facciamo rispondere all'assessore, perché facciamo fare l'intervento ancora per cominciare. Questo momento
vendono il processo. Vendono il processo. Vendono il processo. Scusate, ma alle 4:30 purtroppo devo andare via. Parto da rispondere alla, insomma, alla sollecitazione della signora Scuppa, che secondo me ha centrato poi quello che è una delle criticità maggiori dell'economia circolare, ma ha talmente tanto ragione che all'epoca di Calenda, ministro dello sviluppo economico, noi avevamo la possibilità, insomma, almeno poi sulla carta, poi le cose sono andate come sapete, di vederci finanziato un progetto pilota per l'economia circolare, forti ecco del fatto che eravamo la prima regione ad aver approvato la risoluzione sull'economia circolare, e alla giunta piaceva che il primo progetto riguardasse proprio la calzatura, perché comunque uno dei simboli, diciamo, più importanti della manifattura della nostra regione. Ebbene, è proprio lì che si è nato questo progetto, perché per esempio il mondo della moda ha sollevato una questione che secondo me è dirimente, e cioè che se vogliamo dare un impulso all'economia circolare, questo va fatto intanto intervenendo anche sulla legislazione, questo non sul fronte chiaramente regionale, ma nazionale. Ad esempio, mi dicevano che un'azienda che fa abbigliamento, okay? Che fa abbigliamento di, diciamo, 3 tonalità di rosa, deve smaltire il colore rosa per sfumature di colore, e ad oggi c'era una sola cooperativa che faceva questo tipo di attività, e avevano proprio sollevato come aspetti, poi per qualcuno quello era considerato rifiuto speciale, per altri no, quindi avevano proprio detto questo, che finché non si interveniva su questo aspetto sarebbe stato difficile poi dare un impulso, come dire, pregnante a questo aspetto, per cui vabbè, poi insomma noi ci siamo concentrati più su altro, però è evidente che quella è una questione che va affrontata, non sono sicura solo a livello regionale, ma sicuramente noi la nostra parte la faremo, e la faremo sempre. Sull'aspetto, diciamo, termovalorizzatori e quant'altro, io nella mia provincia, diciamo, non ad assessore all'energia, ma ad assessore, diciamo, del territorio, sono stata coinvolta, e purtroppo raccolgo che anche progetti che sono, diciamo, di buon senso, dove non ci sono, a mio avviso, impatti negativi sull'ambiente, però c'è sempre questo, a volte forse anche terrorismo psicologico che viene fatto, per cui poi anche i progetti migliori a volte si arenano. Però questo è lo stato dell'arte, solo per dirle che non è che non si è capita questa o non si è colta questa criticità o non eravamo consapevoli, ci stiamo lavorando, spero che insomma anche dal punto di vista, come dire, governo nazionale parta un impulso in questo senso. Per quanto riguarda invece la riflessione che ha fatto Daniela, io credo che le Marche, o quantomeno insomma, il governo regionale sappia bene dove vogliamo andare. Se io dovessi abbozzare adesso, insomma, in maniera molto sintetica, il prossimo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, io direi 50% innovazione, o meglio ricerca e innovazione, e l'altro credito, stop. Non farei quello che è stato fatto nel 2014, la brutta copia del bilancio regionale. Sono stati attivati 6 assi, una grandissima frammentazione, però dico anche una cosa, quando
quando la giunta regionale ai tavoli dice cerchiamo di finanziare i progetti migliori, all'inizio ad esempio la sottoscritta aveva proposto di finanziare un taglio minimo di 500.000 euro, sempre criticata. Quando la giunta regionale ha proposto la legge regionale industria 4.0, io non ho raccolto una grande ovazione, anzi ho raccolto una grandissima preoccupazione, perché si temeva, per carità, preoccupazione che merita rispetto, tant'è che abbiamo inserito l'osservatorio proprio insomma per monitorare la variazione dell'occupazione, però insomma anche qua preoccupazione rispetto al fatto che comunque questa proposta di legge potesse uccidere posti di lavoro, quando io personalmente sono convinta che la mancata innovazione ha insomma ad uccidere posti di lavoro. Quindi questa è una tavola rotonda ed è bello insomma anche un po' condividere quelli che sono i vari punti di vista. La giunta regionale ha le idee molto chiare al riguardo, però dobbiamo essere tutti quanti convinti di andare verso la stessa direzione. E lo dico perché quando lo abbiamo fatto, io ho citato non a caso la riforma della Camera delle Marche, la riforma del Confidunico, a mio avviso abbiamo fatto delle cose straordinarie, ma perché tutti quanti siamo voluti andare nella stessa direzione. Ringrazio Daniela per la sensibilità e il sostegno che ha sempre dato anche al monitoraggio dell'occupazione femminile. La giunta regionale ha introdotto recentemente un osservatorio di genere che cerca proprio di monitorare eventuali perdite di posto di lavoro che avvengono, questo perché io sono convinta che intanto ogni donna che esce dal mercato del lavoro è una sconfitta per tutta la società. E poi perdere occupazione qualificata, anche femminile, all'interno di un'azienda, insomma, è una perdita che non ci possiamo permettere. Un'altra cosa che è stata fatta, credo insomma positiva, è capire che quando si finanzia all'interno di un'azienda un investimento, bisogna sempre accompagnare questo tipo di finanziamento all'inserimento di un'occupazione che è qualificata. E in effetti la legge regionale industria 4.0 è riuscita, secondo me, ad integrare bene due fondi, che era il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale con il Fondo Sociale Europeo. Ricordiamoci che se vogliamo davvero cambiare marcia a questa regione, non si può pensare di farlo senza un'occupazione che sia qualificata, soprattutto se andiamo verso quella che è la quarta rivoluzione industriale, e cioè quella digitale. Per cui ecco, questa precisazione mi sentivo di farla perché poi tra la teoria e la pratica ci sono sempre tanti ostacoli che vanno affrontati, però vediamo se ad esempio a settembre, quando partirà la concertazione per il prossimo settennio, anche da parte degli stakeholder ci sia comunque questo tipo di condivisione. Prima che tu vada via, un'osservazione che temo sia costante e rimarrà sul tavolo a lungo, perché quello della, in un sistema come il nostro, ma in generale, l'idea di fare investimenti innovativi con rendimenti differiti nel tempo, nel medio termine, è sempre molto difficile. Per cui, come dire, se il dilemma è abbandonare l'esistente senza avere, come dire, sullo stesso piano temporale il ricambio, è molto difficile. Quindi l'osservazione giustamente, diciamo, risentita dell'assessore, cioè questa giustificazione che è quotidiana proprio, soprattutto in tempo di crisi, si è molto spesso di fronte al dilemma difendere l'esistente rallentando la caduta che è inesorabile, oppure cambiare registro e investire su attività che hanno più possibilità di riuscita. Questo è un po', mi rendo conto che è un problema di equilibri, non c'è una risposta unilaterale. Quindi, però, prima che vada via Manuela, vorrei approfittare di un elemento. Ho sentito altre volte raccontare questa con orgoglio la Camera, i processi di unificazione realizzati
la Camera di Commercio, il Confidi Unico, anche con investimenti questi sì, molto importanti, che hanno, come dire, conquistato il consenso investendo molto con rendimenti che in parte lì fortunatamente sono immediati, si rischiava il fallimento di qualche consorzio, ma con rendimenti anche nel medio e lungo termine per quello che riguarda il cambiamento delle strategie di credito. Purtroppo stasera non abbiamo un interlocutore regionale, diciamo, diffuso, che è quello, apprezzo l'intervento fatto da Giannelli, che per l'università, perché per esempio ci sarebbe bisogno di unificare lo sforzo delle università, abbandonando ogni idea fusionista. Le università hanno una identità e hanno un'utilità, e però che anche lì, come per i piani di riparto, quando si va a ragionare sulla ricerca e lo sviluppo, c'è il rischio di dividere per quattro anche quello che non è divisibile per quattro, e che invece, come dire, richiederebbe un'unione di intenti che premi le specializzazioni e le competenze. Questo obiettivamente, io lo dico partecipando, gli stavo, ha il privilegio di avere tutte e quattro università nella propria compagine, quindi siamo molto contenti, però devo riconoscere che questo è un problema che esiste. Allora faccio un esempio fra tutti. Quando nel patto per lo sviluppo è stata vagheggiata l'idea di un disaster risk reduction, un centro per la revisione del rischio sismico a Camerino, un po' sull'esempio di quello che era accaduto all'Aquila, insieme a ISPRA, insieme all'IFN, insieme a tutti gli istituti più importanti, beh, si è provato, come dire, a mettere attorno a un tavolo le quattro università, c'è avuto una reazione che adesso tu raccontavi in due episodi diversi, per cui tutto era possibile se era possibile farlo a casa propria, ma nessuno, come dire, si è dichiarato disponibile. Allora, questo sforzo è di sistema ed è importante che nella regione questo si realizzi, altrimenti, qualcuno l'ha già detto, il rischio è che l'allungamento della catena di valore venga fatta da soggetti diversi da quelli a cui noi siamo stati tradizionalmente abituati. I nostri capitani coraggiosi delle multinazionali tascabili, allungandosi la catena, vengono partecipati dalla società continentale o dalla società mondiale. È quello che accade per esempio nel settore moda, oramai in maniera piuttosto generalizzata, ma accade anche nelle filiere, in alcune importanti filiere della meccanica e di altre vicende. Quindi l'idea è che si possa, ecco, stabilire una strategia di intenti comuni, rinunciando a qualcosa nel breve, brevissimo, per poter avere, diciamo, non dico tutto, la rinuncia del breve, brevissimo, capirai che ormai siamo sull'attimo, no? L'agenda economica e politica è fatta di attimi. Purtroppo l'economia invece c'ha bisogno di un tempo diverso, e su questo c'è un lavoro indubbiamente importante da fare. Quando una sponda si presenta nel medio termine, i risultati sono importanti. Importante, per esempio, lo dico per le Marche, dove l'intreccio c'è stato, quando le politiche regionali, per esempio, hanno intrecciato una politica che per alcuni anni, due o tre, è stata costante. Parlo di iperammortamento e superammortamento. L'impennata, quella privata, io sono convinto, Silvano, che se andiamo a vedere che cosa l'ha generata, lì c'è esattamente il capitolo nazionale che si è intrecciato a quello regionale. Per cui l'aumento della quota parte degli investimenti in ricerca e sviluppo da parte privata è stato fortemente incentivato in maniera lungimirante. Questo è, secondo me, da farsi. Però intanto ringrazio Manuela, che si è fermata con noi nonostante l'impegno che ci aveva in contemporanea, e ti invitiamo per il 2 a questo tavolo che è nazionale, su cui ci darai un contributo. E darei adesso la parola a Patrizia. Dopo ci ricordiamo, eh. Sì. Ciao, grazie. Ciao. Io volevo raccontarvi come noi ci siamo mossi per la definizione della strategia di specializzazione intelligente. In primo luogo, un po' rispondendo a quello che diceva prima Daniela, volevo un po' dire questo, che per noi
ragionare per la definizione di questa strategia è stato molto importante, perché ci siamo proiettati in una visione di quello che noi volevamo per lo sviluppo della nostra regione, e quindi siamo partiti sia da evidenze statistiche, quindi dall'analisi della situazione, quindi sia in termini di settori, ma anche in termini di potenzialità di sviluppo anche del nostro tessuto produttivo. E abbiamo anche attivato una consultazione con tutti i principali stakeholder, quindi con le imprese e con il mondo scientifico. Quindi questo è stato un momento importante per riflettere sulla situazione economica sociale della nostra regione e individuare quali erano le prospettive di sviluppo in una visione complessiva di quello che avremmo voluto che la nostra regione diventasse. Insomma. Quindi con la strategia di Smart Specialization noi abbiamo voluto identificare una traiettoria di sviluppo del nostro territorio focalizzata su un numero limitato di priorità per costruire un vantaggio competitivo durevole, perché dall'analisi fatta abbiamo visto che la polverizzazione di tantissimi interventi di fatto non aveva portato a un vantaggio durevole per la nostra regione, e quindi abbiamo cercato, per quello che è stato possibile, poi come diceva l'assessore, poi dopo di fatto ci abbiamo avuto anche qui molti, molti assi che sono stati attivati, però per la prima volta sull'asse ricerca e sviluppo noi abbiamo concentrato il 35% delle risorse, che comunque è stato un obiettivo rispetto al passato. Insomma, è chiaro che, come diceva prima il Signore, noi questo gap con l'Emilia-Romagna stiamo cercando di colmarlo, però siamo arrivati con 10-15 anni di ritardo su alcune politiche. E quindi anche basata questa traiettoria di sviluppo sulla capacità di diversificare e anche di specializzare il nostro tessuto produttivo. Quindi noi che cosa volevamo? Volevamo promuovere la transizione dal sistema distrettuale, ma inteso come diceva prima Silvano, quindi distretti monoculturali, con un'impresa leader che guidava il mercato e tutta la subfornitura, quindi con la filiera prevalentemente una filiera verticale, in una nuova organizzazione industriale in grado di sviluppare nuove attività. Quindi da un lato abbiamo cercato con questa strategia di promuovere lo sviluppo di nuove attività in ambiti innovativi ad alto valore aggiunto, attraverso ad esempio un bando per lo sviluppo e il consolidamento sul mercato delle start-up. Dall'altra abbiamo voluto sostenere le vocazioni produttive tradizionali, però cercando di portarle verso una maggiore qualità e anche un upgrade tecnologico. Questo anche sfruttando la presenza nel nostro territorio anche di settori, di ambiti e di tecnologie molto interrelate tra loro, e anche la capacità del nostro tessuto produttivo di fare sistema. Abbiamo voluto agire su questo, quindi cercando di rafforzare le relazioni, di incrementarle ancora di più verso degli obiettivi comuni. Con l'obiettivo di rafforzare la competitività sui mercati internazionali. Quindi anche noi volevamo, come dice sempre anche un economista, noi vorremmo sempre di più che il numero di innovatori e di imprese che internazionalizzano diventasse in maniera costante, aumentasse, non chi si approccia ogni tanto su questi settori, ma bisogna innovare costantemente e approcciarsi sui mercati internazionali in maniera lo stesso costante. Allora, quindi noi siamo partiti dalla specializzazione economica, quindi dall'analisi dei principali settori, quindi che sono la meccanica, il mobile, le applicazioni per la casa e il sistema moda, e abbiamo, differentemente un po' dalla regione Emilia-Romagna, noi abbiamo identificato degli ambiti, chiamiamoli tecnologici, che sono trasversali a questi settori. Quindi la nostra specializzazione, poi la vedremo,
è fatta di alcuni ambiti, cioè non settoriali, ambiti tecnologici che sono trasversali e sono domotica, meccatronica, manifattura sostenibile. Quindi già nella manifattura abbiamo introdotto già dall'inizio la sostenibilità, perché poi, come vedrete, molte proprio delle traiettorie di sviluppo insistono sulla sostenibilità, e salute e benessere. Diciamo, questi ambiti trasversali tecnologici sono ambiti che rispondono a quelle che erano le sfide che noi avevamo identificato per il nostro territorio. In primo luogo quella del cambiamento demografico, quindi l'invecchiamento molto alto della nostra popolazione, cioè il declino della manifattura, il fatto che la manifattura sta, cioè in termini di valore aggiunto, sta declinando nella nostra regione, e il fatto della competizione internazionale, quindi abbiamo molti settori tradizionali che sono esposti alla competizione, e la fuga dei cervelli, quindi sempre di più noi formiamo giovani anche di alto livello, però poi questi vanno all'estero a trovare lavoro, e la sfida ambientale. Noi abbiamo ritenuto che attraverso queste specializzazioni intelligenti noi potevamo provare a rispondere a queste che erano le sfide. Quindi le risorse sono state concentrate su questi ambiti di specializzazione. Ecco, come voi vedete, chiaramente dentro la manifattura sostenibile, quelle che sono le sottoaree di specializzazione, le traiettorie, abbiamo l'ecosostenibilità, abbiamo il human centered manufacturing, quindi la progettazione integrata, l'efficienza energetica, quindi diciamo tutte traiettorie che vanno verso la sostenibilità dei processi e dei prodotti. La meccatronica, salute e benessere. Ecco, salute e benessere può sembrare un po' strano per una regione come la nostra. In effetti noi non abbiamo una grande specializzazione settoriale in questo ambito, però abbiamo ritenuto che abbiamo voluto puntare sulla trasversalità di questo ambito, che può andar bene anche per settori come le calzature, o anche, non so, cioè, perché l'attenzione sul food, chiaramente, tutta la parte è agricola, quindi infatti dentro voi trovate anche la nutraceutica, l'active age, quindi human center design, e quindi è un ambito proprio trasversale. Abbiamo voluto credere in questo settore come un settore che poteva crescere e avere uno sviluppo nella nostra regione. Quindi questi sono gli ambiti, diciamo, di specializzazione in cui noi abbiamo concentrato le risorse. E queste qui sono le priorità di Polis. Quindi, diciamo, le politiche attivate in questi ambiti, cioè i settori, nessun settore escluso. Cioè, importante è che il progetto, magari fatto da un'impresa delle calzature, sia un progetto che vada, non so, dentro l'efficientamento energetico dell'azienda, o che faccia una calzatura. Per esempio, noi abbiamo avuto dei progetti di imprese calzaturiere che hanno trasformato la scarpa in un presidio medico, quindi ad esempio facendo scarpe per malati per diabetici, e quindi con tutto un sistema di sensori, con anche materiali innovativi, eccetera. Quindi ecco, le priorità sono, la prima priorità di Polis, quindi era promuovere gli investimenti in ricerca e innovazione, poi andiamo avanti. Ecco, la prima priorità è promuovere gli investimenti in ricerca e sviluppo. Noi l'abbiamo applicata in questo modo, un po' come ci ha detto Silvana dell'Emilia Romagna. Noi abbiamo cercato di promuovere dei progetti a cui partecipassero più imprese, quindi filiere di imprese, in collaborazione con le università, quindi con il mondo scientifico, proprio perché uno degli obiettivi era quello di mettere a sistema le competenze imprenditoriali con le competenze scientifiche. E abbiamo in questo, non obbligando le imprese, però attraverso dei criteri premiali,
abbiamo cercato di favorire l'inserimento in azienda di personale qualificato, come diceva prima dottor Marcolini, quindi laureati, dottorandi, ricercatori. E quindi i risultati che noi abbiamo avuto con un primo bando, ne faremo adesso un altro, sono da questo punto di vista positivi, perché abbiamo avuto l'assunzione di personale qualificato per 199 unità. Chiaro, i numeri non sono stratosferici, però diciamo è un segnale di un cambio di passo, perché a me è successo, parlando con alcuni imprenditori, anche molto piccoli, che avevano fatto una filiera, in particolare per quello che riguarda la riqualificazione degli edifici, quindi con impatto zero di emissioni, quindi erano piccoli imprenditori che ci hanno detto che all'inizio avevano fatto fatica a pensare di introdurre nell'organico un ingegnere, perché magari parliamo di aziende di 5, 6, massimo 10 persone, che però poi ne hanno visto i vantaggi e quindi diciamo questa occupazione è diventata stabile. Questo secondo me è un cambio di passo. È chiaro che i cambiamenti, importante è che ci sia un cambiamento nell'atteggiamento, nelle modalità, poi dopo che questo diventi un sistema che totalizzante ci vuole del tempo. Quindi poi l'altro bando, sempre per quello che riguarda ricerca e sviluppo, riguardava anche le soluzioni innovative per affrontare le sfide che si trovavano di fronte le imprese nella salute e benessere. Qui abbiamo avuto 8 progetti con 50 imprese, anche qui avevamo filiere di imprese, hanno partecipato anche organismi di ricerca. E altro elemento, noi abbiamo voluto che questi progetti fossero sperimentati in un ambiente reale. Quindi oltre alle università e ai centri di ricerca, noi abbiamo associato anche tutto quello che è il mondo della sanità. Quindi, perché questi progetti sono stati sperimentati, sono ancora in corso di sperimentazione dentro l'ospedale, dentro una casa di riposo, e quindi però anche in questo caso abbiamo avuto imprese che hanno partecipato, che sono di diversi settori, perché ad esempio un progetto, per farvi un esempio, ha riguardato la sperimentazione al Salesi, quindi in ospedale, di una nuova culla termica e di tutto un sistema di monitoraggio per bambini prematuri. Quindi chiaramente questo ha coinvolto imprese che fanno ICT, ma anche imprese che producono la culla, e quindi c'è stato anche in questo caso un'osmosi, una messa insieme di diverse competenze e conoscenze. Poi, ecco, come dicevo prima, abbiamo finanziato le start-up, quindi abbiamo finanziato 71 start-up, anche in questo caso abbiamo avuto assunzioni di personale qualificato di 149 nuove unità. L'altro bando importante è quello dell'ingegnerizzazione e industrializzazione, perché ecco, sempre nell'ottica di arrivare al mercato con prodotti innovativi, questo non vuol dire che non abbiamo anche puntato sull'innovazione di processo, però ecco, ci è sembrato molto importante cercare di favorire l'innovazione di prodotto. Quindi noi abbiamo supportato le imprese nella fase post ricerca, quindi dall'ingegnerizzazione fino all'industrializzazione e quindi alla immissione sul mercato del nuovo prodotto. Quindi abbiamo finanziato tutta la catena del valore fino ad arrivare al mercato, quindi cercando di favorire le imprese nella riduzione del time to market. Quindi anche qui abbiamo finanziato 79 imprese, perché due progetti riguardavano delle filiere, quindi 76 progetti, investimenti per 36 milioni di euro e assunzione di personale qualificato di 145 unità. Se non vi volevo
Ecco, qui in questa priorità noi invece abbiamo voluto promuovere la qualità e la capacità di innovazione del sistema produttivo. Quindi qui siamo più sull'innovazione di processo, quindi abbiamo dato dei voucher alle imprese sia per quello che riguarda la prototipazione ma anche diciamo tutta la parte di introduzione dell'ICT in azienda. Quindi anche dei siti web eccetera, quindi questo è stato in assoluto è stato il primo bando e quindi andavamo proprio diciamo con dei voucher, quindi erano degli interventi molto snelli e veloci. Poi abbiamo finanziato tutta la parte di impresa 4.0, quindi la digitalizzazione l'abbiamo finanziata all'interno di questa priorità. E c'è un primo bando che abbiamo chiuso su quello che riguarda tecnologie di industria 4.0, ha cubato 9 milioni di euro. Abbiamo un altro bando la cui presentazione di domande si è chiusa da poco e abbiamo visto 27 milioni di euro di progetti a fronte di solo 6 milioni di euro, quindi ci sarà una valutazione, però ecco. Questo vuol dire che il nostro tessuto produttivo sta rispondendo molto bene a queste opportunità che noi stiamo dando. Ecco, poi l'altro aspetto, ecco, noi non vogliamo abbandonare i settori tradizionali, ma vogliamo valorizzare e promuovere le filiere del Made in Italy. Anche qui in particolare il nostro bando si è concentrato sul sistema moda e il sistema del legno e del mobile, quindi diciamo i due settori principali per la nostra economia. Ecco, con questo bando noi abbiamo voluto cercare di incentivare le innovazioni di prodotto, ma anche di processo. Quindi soprattutto, visti i settori, il design, l'ecocompatibilità dei processi e dei prodotti, e anche però tutto quello, cioè anche proprio anche l'approccio al mercato, quindi noi abbiamo finanziato strategie di marketing, studi di mercato per la promozione dei progetti sui mercati internazionali in particolare, anche siti web, vetrine online, cioè quindi tutti quegli elementi che potevano arricchire il prodotto per poi facilitarne la commercializzazione. Quindi questo. Anche qui c'è stata sempre l'attenzione all'assunzione e all'introduzione in azienda di personale qualificato. Ecco, il sisma. Poi, come voi sapete, in seguito agli eventi che ci sono stati nel 2016 nelle nostre aree interne, noi abbiamo avuto una riprogrammazione delle risorse del FESR, che ammontano a 248 milioni di euro. Di queste circa 100 milioni di euro di risorse sono state dedicate per il sistema delle imprese, quindi non solo imprese manifatturiere, ma anche turismo, cultura, eccetera, commercio. Allora, per quello che riguarda le imprese insomma, più manifatturiere, quelle che insomma la mission del nostro settore, noi abbiamo attivato tre bandi. Il primo bando, anche qui in questo caso noi abbiamo voluto, anche se il rapporto della Commissione europea ci diceva ma queste sono aree interne, sono aree fragili, forse non serve spingere sull'innovazione, invece noi ci abbiamo creduto e abbiamo voluto spingere invece sull'innovazione. Infatti un primo bando riguarda la rivitalizzazione delle filiere del Made in Italy, proprio attraverso quello che provavo a dir prima, la filiera orizzontale, quindi la cross-fertilization, la simbiosi tra imprese creative, imprese ICT, imprese che fanno prodotti finiti, imprese che fanno subfornitura. Quindi abbiamo voluto mettere insieme, ma anche con un aggancio anche al territorio, quindi con gli istituti tecnici superiori, oltre che le università, cioè quindi creare proprio diciamo, una filiera anche territoriale. E abbiamo anche individuato diciamo, degli ambiti di innovazione,
sistema moda, perché in quei territori comunque il sistema casa, quindi dall'edilizia al mobile, quindi, e poi il sistema meccatronico, il sistema salute e benessere, e delle innovazioni trasversali che vanno da nuovi modelli di business a nuovi progetti di marketing o di internazionalizzazione. Quindi sono dei progetti di innovazione, quindi sia dal lato del prodotto, ma anche dal lato del processo, ma anche dal lato del marketing e anche dell'identità di un territorio, che viene veicolato attraverso le innovazioni in alcuni ambiti specifici. Qui sono stati presentati 67 progetti che coinvolgono 259 imprese, quindi insomma è rilevante, e possono portare investimenti per oltre 32 milioni di euro. In questo momento stiamo ancora completando la valutazione, sono arrivati progetti per 17 milioni di euro, ce ne abbiamo 15, quindi insomma riusciremo a finanziarli quasi tutti. Mentre invece c'è stata, e non ce l'aspettavamo, una grande domanda per quello che riguardava gli investimenti produttivi, proprio per creazione di nuovi insediamenti produttivi, ma anche ampliamenti, ristrutturazioni, diversificazione. Abbiamo avuto 235 progetti per una richiesta di contributo di 56 milioni di euro, a fronte dei primi 10 che abbiamo stanziato, in grado di creare più di 800 nuovi posti di lavoro in quell'area, che riteniamo insomma sia una cosa molto importante. Ad oggi noi siamo riusciti, recuperando risorse da economie di altri bandi o decidendo di non fare altri bandi, di concentrarci su questo, a approvare i primi 74 progetti con 23 milioni di euro. Quindi capite da questi importi che non sono progetti di 20, 30, 50 mila euro, ma sono progetti rilevanti, perché noi mettevamo a bando progetti che dovevano andare da 200 mila euro fino a 5 milioni di euro. E abbiamo avuto anche una decina di progetti sull'entità dai 4-5 milioni di euro. Abbiamo avuto progetti di imprese che acquisivano gli attivi e di imprese che erano fallite. Quindi diciamo proprio questo è importante, perché vengono riattivati sul territorio degli investimenti che erano rimasti così, e quindi evitare anche il depauperamento di un territorio. E quindi questo ci sembra molto importante, stiamo cercando ulteriori risorse per scorrere ulteriormente la graduatoria. Il terzo bando riguarda le imprese sociali. Poi parlando anche con l'assessore della vostra dell'Emilia Romagna, in un confronto che c'è stato, perché anche loro hanno avuto il terremoto, è chiaro che è diverso dal nostro, perché noi colpito le aree interne, loro invece un'area molto industriale, eccetera. Però da questo scambio l'assessore diceva i nostri centri storici, anche se abbiamo riportato lavoro, eccetera, dice, sono rimasti isolati, dice, non c'è bisogno di rivitalizzarli. E quindi su questo noi abbiamo utilizzato una misura che era dentro l'accordo di programma, che non avevamo attivato nel FES precedente, che era quello delle imprese sociali. Perché è chiaro che in questi territori, oltre l'emergenza lavoro, c'è anche proprio l'emergenza delle persone fragili, in particolare degli anziani, che anche per assicurare una resilienza di quei territori. Quindi noi abbiamo ad oggi è uscita la graduatoria, 4,8 milioni di euro di progetti che riguardano 40 imprese sociali, in particolare imprese aggregate fra loro, che vengono potenziate in particolare attraverso nuove tecnologie, in particolare nuove tecnologie nel campo dell'ICT,
quindi che danno dei servizi più efficienti alla popolazione, in particolare servizi di assistenza domiciliare, conciliazione vita-lavoro, ma anche abbiamo finanziato delle cooperative che danno lavoro a persone svantaggiate. Quindi ecco, l'obiettivo era di rafforzare queste imprese sociali che in genere sono molto fragili, per far sì che possano, che siano in grado di dare dei servizi più efficienti alla popolazione di quei posti. Poi vabbè, abbiamo fatto scorrimenti di graduatoria, in particolare per quello che riguarda il bando Industria 4.0 e il bando industrializzazione della ricerca, per 4 milioni di euro. Quindi è un pacchetto per ora di 46,8 milioni di euro. Spento. No, scusate, di qua. Ecco, due parole sull'assessore, vi diceva la legge. Noi abbiamo approvato una legge che è Impresa 4.0, innovazione, ricerca e formazione, proprio perché volevamo mettere insieme sia l'innovazione che nasce dalla digitalizzazione dei processi e dalla creazione, insomma, di nuovi modelli di business in digitale, anche con nuovi percorsi di formazione. E questo, quindi questa legge inoltre mette insieme l'applicazione, la diffusione del modello Impresa 4.0 con i principi dell'economia circolare. Infatti la legge detta che verrà data priorità a quegli interventi che coniugano quindi il modello di Impresa 4.0 con i principi dell'economia circolare, quindi progetti che sono impronta zero, eccetera, eccetera. Quindi, e questo, la legge prevede che venga adottato un piano, un piano Impresa 4.0 di durata almeno triennale, che vada ad individuare le misure e gli strumenti per raggiungere gli obiettivi che sono stati previsti dalla legge. E comunque già nella legge sono stati individuati alcuni indirizzi programmatici, quali quelli dello sviluppo dei Digital Innovation Hub, dei Fab Lab, delle accademie aziendali, dell'artigianato digitale, sono individuati dei percorsi percorsi formativi proprio per far sì che le nostre imprese, accanto alle innovazioni tecnologiche, si dotino anche, riqualificano il personale per le nuove tecnologie o introducono nuovo personale che è formato su queste tecnologie. Scusate, ma vado lunga. Quindi anche nella legge abbiamo introdotto degli strumenti di governance. In primo luogo l'Osservatorio Impresa 4.0, che è un organo di supporto della Giunta ed è composto dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dai rappresentanti delle quattro università marchigiane, e che in primo luogo aiuta la Regione, diciamo, ad individuare quelle che sono le esigenze di digitalizzazione del nostro sistema produttivo attraverso, ecco, delle analisi specialistiche. Per questo è stata individuata un ente di eccellenza che aiuterà la Regione l'Osservatorio in particolare nell'analizzare anche il grado di maturità tecnologica delle nostre imprese, e nello stesso tempo dà un contributo per la definizione delle linee degli interventi che saranno poi oggetto del piano. Abbiamo inoltre previsto, e ancora non è stato attivato, ma ci stiamo muovendo in questa direzione, un tavolo permanente di coordinamento e Impresa 4.0, perché come voi sapete nel piano Calenda sono previsti diversi strumenti, e dal Competence Center, che è stato attivato nella nostra regione, dai Digital Innovation Hub, dai PID, che sono gestiti dalle Camere di Commercio. Quindi noi riteniamo che sia necessario che ci sia, insomma, un coordinamento
di tutti questi strumenti affinché non ci siano duplicazioni o sovrapposizioni, ma ci sia un coordinamento per arrivare a definire proprio un obiettivo comune. E questo riteniamo che sia molto importante, quindi a breve convocheremo i responsabili di tutti questi vari strumenti che sono stati attivati nella nostra regione per condividere anche una visione e una linea di indirizzo comune, ognuno chiaramente nelle sue funzioni e nelle sue responsabilità. Ecco, stiamo già muovendo nell'attuazione della legge, infatti abbiamo pronto e sarà emanato a giorni un bando per supportare lo sviluppo dei Digital Innovation Hub, in un'ottica di rafforzamento di queste strutture che sono nate nella nostra regione, anche perché poi, come voi sapete, la strategia europea prevede per ogni regione la costituzione di un unico digital. Quindi insomma noi vorremmo arrivare, come è stato detto prima, abbiamo fatto per la Camera Unica e i Confidi Unica, anche in questo caso ad un unico Digital Innovation Hub nella nostra regione. Quindi adesso noi incentiviamo i processi di sviluppo di queste strutture che sono nate nel nostro territorio e ne sono diverse, per poi farle convergere verso dei criteri e dei parametri europei. Poi, come diceva l'assessore, stiamo predisponendo un bando, queste sono risorse regionali, quindi la Regione ci crede molto sull'economia circolare, tanto che con risorse regionali ha stanziato 1,9 milioni per finanziare progetti in questo ambito. Su questo noi attraverso la Fondazione Cluster Marche abbiamo promosso un momento anche di incontro con varie imprese di sensibilizzazione per cercare di capire su quelle che sono le esigenze delle nostre imprese. In particolare sono stati attivati 4 tavoli, uno sulla simbiosi industriale, e penso che quello possa rispondere un po' a quello che diceva prima la signora, anche il fatto che diverse imprese hanno il problema del riutilizzo degli scarti di lavorazione. Quindi uno era il tavolo sulla simbiosi, l'altro sul demanufacturing, l'altro era sul food e l'altro sull'ecodesign. Quindi abbiamo attivato questi 4 tavoli da cui ci aspettiamo, già le prime relazioni ci sono arrivate, emergano delle indicazioni su dove andare a focalizzare i progetti. Poi ultimo aspetto per quello che riguarda le accademie aziendali, la Giunta regionale ha approvato i criteri per il riconoscimento di queste unità organizzative all'interno dell'azienda e i criteri che loro devono soddisfare per avere questo riconoscimento. Beh, io rimango dell'idea che sarebbe stato meglio farlo prima, questo intervento, per consentire a tutti quanti, però siamo pochi e possiamo reintervenire sull'argomento. Grazie Patrizia. Tra l'altro, in parte, diciamo, il contenuto di questa relazione nell'articolo che abbiamo. Abbiamo ancora un po' di tempo a disposizione, se qualcuno vuole intervenire. Mentre qualcuno ci pensa, provo a dire due cose, ma molto, molto, vuol dire, frammentarie. Una è che, intanto, le cose che adesso ci venivano rappresentate andrebbero socializzate di più, posso dire una cosa, perché la forza dell'esempio vale più di tante, come dire, di tante prediche. E c'è una circostanza negativa e positiva insieme. Negativa e positiva insieme perché? Perché il piano Calenda inizialmente era stato drammaticamente ridotto, poi sul versante della formazione professionale per persone all'interno e poi sul superammortamento, prorogato per un anno. C'è un rischio. Io penso che, per esempio, una parte del tiraggio derivi dall'intreccio di queste cose, come dicevo prima. Sarebbe importante garantire eventualmente questo gradone, dato che c'è un tiraggio straordinario
che sarebbe un peccato invece deludere. Quindi siete anche alla vigilia della programmazione 21-27 che dà un maggiore spazio per l'intreccio degli obiettivi. Da 11 obiettivi tematici si arriverà a 5 obiettivi tematici e quindi la possibilità di lavorare sulle misure, diciamo, intrecciate, orizzontali, è decisamente maggiore. Aumentano anche un po' le risorse, nella disgrazia, diciamo, di una situazione non florida. Si tratta, come dire, ecco, di arrivare a piani concertati che abbiano obiettivi comuni. C'è un'emergenza che purtroppo non scompare, sono tante le crisi aziendali ancora aperte, bisognerebbe, ecco, conciliare un progetto, soprattutto adesso io penso all'amico Fabio D'Erasmo che lavora di Vedo Giacinti sul calzaturiero, c'è una crisi nella crisi, lì si tratterebbe di capire quali fili, ci stanno delle idee, ci stanno anche gli approfondimenti in corso, ecco, trovare delle possibilità per un progetto nazionale con proiezione internazionale. Ecco, mi pare che su questo, come dire, la possibilità di un progetto di politica industriale che abbia una sponda nazionale a forte traino regionale si possa realizzare. L'insegnamento, come dire, dell'esempio emiliano è quello, come dire, di essere lungimiranti e di pensare a una scala più ampia che si ottiene concentrando gli sforzi. Io lo ripeto sommessamente, per carità, l'idea è di stabilire anche delle alleanze sui temi fondamentali delle politiche industriali, delle alleanze nazionali, interregionali, come dire, con la vicina Umbria esiste un rapporto circa la complementarietà infrastrutturale, territoriale, che è data oramai, come dire, in termini operativi, da almeno 40-45 anni. C'è un impegno che riguarda le infrastrutture che è stato risollevato anche in questi mesi. C'è un problema un'opportunità con l'Emilia straordinaria che riguarda i temi che spaziano dalla sanità e dai servizi sociali, i rapporti di contiguità sono già stati in parte firmati, si tratta di realizzare alla maniera socio-sanitaria e assistenziale programmi di alleanza anche sul versante delle politiche industriali, aderendo e fruendo di un programma che ha successo e stabilendo anche, ho citato prima, una strategia di carattere addirittura internazionale come quella Adriatico-Ionica, dandogli quella concretezza, Patrizia, che purtroppo io l'ho vissuta e quindi sono parzialmente responsabile della mancata riuscita di quell'iniziativa, che invece altrove, dove c'è stata continuità di impegno, come dire, qualche risultato lo sta producendo e garantisce anche quella proiezione internazionale che in qualche caso ha consentito anche di rispondere alla strategia della Via della Seta, della Belt Road, dell'iniziativa cinese, per dirne uno. Sul versante, diciamo, trasporto, merci e infrastrutture, l'aggancio cinese al Pireo sta cercando una sponda sulla parte adriatica che vede le Marche, Ravenna, Ancona e Pescara sulla frontiera, diciamo, delle risposte possibili. Quindi io sono convinto che appuntamenti come questi sono utili, compito nostro, modesto, è quello di creare opportunità di incontro, di confronto, da cui possono scaturire anche delle proposte di soluzioni al problema o la rappresentazione, la disseminazione delle esperienze più positive. L'appuntamento, lo dico agli amici anche del sindacato, che sono stati quelli che per primi avevano richiesto l'esigenza di quell'iniziativa, parlo del patto per lo sviluppo, che è una fase, diciamo, di incertezza, di, a mio avviso, lo dico, come dire, più francamente, di scarsa attenzione, di scarsa valorizzazione. Nell'appuntamento del 2 luglio affronteremo in maniera intrecciata
quello che sta facendo Patrizio Bianchi con la rendicontazione del patto per il lavoro, che è una cosa diversa ma che ha intrecciato anche la ricostruzione post-sismica, una realtà completamente diversa, come diceva Patrizia, con il patto per lo sviluppo nelle Marche. Ci saranno i due relatori, anche allora, della Regione Marche e della Regione Emilia. Voglio sottolineare molto sommessamente, perché ovviamente anche qui le differenze sono notevoli, che persone particolarmente, diciamo, illuminate che lavorano sul trasferimento dell'innovazione, come tutta la comunità IRSO, pensi in particolare a Butera, a Lamborghini, lo stesso Patrizio Bianchi, individuano nell'esperienza del patto per il lavoro una piattaforma integrata fondamentale per tradurre le politiche di cui stiamo parlando. L'appuntamento del 2 cercherà di mettere a confronto l'esperienza del patto per il lavoro con quella del patto per lo sviluppo e successivamente della costruzione della comunità per il trasferimento di innovazione, per valutare, diciamo, e per accompagnare l'impatto del digitale sulla nostra struttura manifatturiera. Un po' questo è il compito che ci siamo dati, è un po' quello dell'appuntamento a cui vi invitiamo il prossimo mese. Beh, abbiamo ancora, cioè, volendo, un quarto d'ora. Nell'ottica di quello che diceva Pietro, che forse noi dovremmo un po' di più far partecipi di quello che si sta facendo, non ho detto, perché poi non era nella slide, cioè, diciamo, la politica che stiamo attivando in questo momento, su cui io personalmente credo molto, perché è una politica che va proprio nell'ottica di sistema e ha delle similitudini, anche se non è uguale, con tutto quello che ha fatto l'Emilia Romagna con i tecnopoli. Cioè, allora, noi abbiamo, sempre utilizzando le risorse comunitarie, abbiamo lanciato proprio questa politica, che è quella delle piattaforme di ricerca e sviluppo collaborative. Quindi queste sono, diciamo, è un programma di attività che vede le università con filiere di imprese lavorare insieme per lo sviluppo di soluzioni innovative in alcuni ambiti della strategia di specializzazione intelligente. Adesso nel senso che la differenza tra i bandi di ricerca delle imprese è che con queste piattaforme noi vogliamo creare dei laboratori, dei dimostratori che rimangano, quindi creare anche, diciamo, delle infrastrutture leggere di ricerca. Quindi la prima piattaforma che è già nata e che è quella sul, diciamo, Industria 4.0, e in particolare sulla progettazione integrata e user-centered, quindi che vuole aiutare le imprese proprio è più sul processo, quindi le imprese nel discorso dell'adattabilità e la riconfigurabilità del ciclo produttivo, anche nell'ottica di una personalizzazione della produzione, che questo è fondamentale per i nostri settori del Made in Italy. Cioè, quindi questa è la prima piattaforma. Vede insieme le università e i nostri centri di ricerca, vede insieme la prima piattaforma 20 imprese, tra cui imprese grandi, quindi imprese leader, technology provider, e imprese più piccole. Infatti abbiamo progetti di laboratorio, progetti di ricerca e progetti di trasferimento tecnologico. Quello che noi vorremmo, noi abbiamo chiesto un business plan, quindi un piano di 7 anni, perché quello che noi vogliamo, noi il finanziamento dura 3 anni, ma quello che noi vogliamo è che la struttura rimanga almeno per 7 anni e quindi diventi anche un centro che dà servizi alle imprese, perché nasce sulla base di quelle che sono le esigenze delle imprese del partenariato, ma tenendo conto delle esigenze più ampie di un nucleo di imprese. Poi la seconda piattaforma sarà sulla domotica e in particolare sarà sul comfort, sicurezza e benessere negli ambienti di vita, e in questo caso negli ambienti di vita non solo quindi la casa, ma ambienti di vita che può essere, non so, l'ospedale, il museo, eccetera, quindi ambienti di vita anche mobili, quindi lo yacht o ad esempio la macchina,
quindi capito, la cabina di uno yacht o l'abitacolo di una macchina. Quindi, e questo a noi a giugno verrà presentata la domanda. E poi abbiamo il terzo che riguarda salute e benessere, in particolare la medicina personalizzata, e che prevede la costituzione di una biobanca nella, nella nostra regione. Quindi no, la nostra regione non ha una biobanca, quindi anche in questo caso noi utilizzeremo queste risorse per creare anche un'infrastruttura che diventa a servizio di tutta la regione presso l'ospedale di Torrette. Quindi sono investimenti grossi, perché ogni progetto è 5-6 milioni di euro e in grado di generare investimenti per il doppio. Quindi la quarta piattaforma riguarda le aree del terremoto e ha risorse ancora maggiori, e dai tavoli che stiamo facendo in questo, sta emergendo come tematica rilevante proprio quella dei nuovi materiali, quindi le bioplastiche, ma anche tutto l'aspetto dell'economia circolare, e quindi anche dei materiali per il restauro, eccetera. Quindi questo lo dobbiamo ancora focalizzare come tema, ma sarà la quarta piattaforma. Quindi di differente dalla regione dell'Emilia-Romagna, che loro hanno un po' esternalizzato quelli che erano i laboratori dell'università, invece le nostre piattaforme nascono già con un imprinting imprenditoriale, perché nascono con delle imprese, e quindi le università lavorano a supporto già delle imprese. Invece loro mi sembra che adesso stanno riconducendo le imprese dentro i laboratori. Un po'. No, forse sta a letto. No, noi abbiamo la pretesa di spingere le università a fare la ricerca industriale, cioè sviluppare la terza missione, e quindi di relazionarsi con le imprese. Ma naturalmente non è che ci sia una soluzione unica, alternativa a quell'altra. Tutte le strade sono utili, purché si cerca di raggiungere un obiettivo, quindi. Noi abbiamo sin dall'inizio cercato di insistere su questo, sulla creazione di relazioni di collaborazione tra questi due ambiti. In parte ci siamo riusciti, in parte c'è ancora molto da fare, però questo è l'approccio. Quindi crediamo che le università stesse debbano strutturarsi per essere interlocutori permanenti del sistema produttivo, con tutto il loro know-how che hanno all'interno. Quello che riguarda giustamente la creazione di alleanze, già con Silvano già da tempo abbiamo detto facciamo un protocollo d'intesa tra le nostre due regioni proprio nell'ambito della ricerca e sviluppo. Però poi, siccome le cose di ogni giorno ci portano via tantissimo tempo, sì, lui l'ha mandata, noi ci dobbiamo lavorare. Yeah.
Io ti volevo... Scusa se mi permetto, ma cioè, se vai a Silicon Valley o se vai in Baden-Württemberg non è che tutti sono amici tra di loro, cioè le imprese sono concorrenti tra di loro, le istituzioni si fanno concorrenza per fare... vabbè, ma che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire? Ma c'è una concorrenza esasperata, non è che tutti si mettono d'accordo così come se fossero amici... Cioè, la concorrenza e la convenienza fanno parte di questo gioco. La sfida è trovare dei terreni in cui si può ragionare in termini di interesse comune. È un'azione che deve fare la regione, possono fare le associazioni imprenditoriali, può fare l'università, ma è quella la sfida complicata. Dopodiché ci vorrebbe anche un po' di innovazione nel mondo dell'università, se mi permetto. Perché se c'è un elemento che a noi, almeno per la nostra esperienza, è andato più lento, noi abbiamo spinto diciamo, l'offerta, siamo stati anche in parte criticati perché abbiamo lavorato molto sull'offerta, in realtà l'impatto l'abbiamo avuto sulla domanda, cioè la spesa, come dicevo all'inizio del mio intervento, del settore pubblico sul PIL in ricerca non si è mosso. Noi abbiamo spinto questa attività di ricerca verso l'industria, le industrie l'hanno recepita, tant'è vero che hanno triplicato in questi 18 anni la loro propensione alla spesa di ricerca e sviluppo. E purtroppo è l'università che è rimasta un po' ferma. Devo dire che anche non sono molto convinto che noi facciamo una politica né noi né le Marche post-fordista, nel senso che noi stimoliamo la creatività, cioè queste sono politiche che stimolano un'innovazione creativa, non un'innovazione diciamo metodologica organizzativa, cioè noi stiamo cercando di sviluppare nuove idee, nuovi prodotti, cercare di far parlare la gente per stimolare diciamo, la contaminazione tra mondi diversi, settori diversi, discipline diverse. Quindi non la vedo molto, molto fordista, se posso permettermi, la vedo come una... Cioè il concetto di ecosistema è l'opposto di una visione fordista, è un concetto che punta diciamo così, al dinamismo, non alla standardizzazione. No, vabbè, ma questo siamo d'accordo. No, questo siamo d'accordo. Certo. Questo è un problema. Però questo sta avvenendo, nonostante le rigidità istituzionali, sta avvenendo nei fatti, perché poi le imprese sanno dove vogliono, cioè capiscono dove vogliono andare, insomma.
rispetto al PIL? Allora, complessivamente noi siamo a 0,7. Come, sì, sì, come dato tra ricerca pubblica e ricerca del privato. C'era la spesa pubblica. Lei diceva gli interventi della regione. Della spesa pubblica sul PIL? Se ricerca pubblica sia investimenti pubblici e delle imprese. La distinzione pubblico-privata che faceva quella settimana? La distinzione pubblico-privata adesso in questo momento non è. Però pubblica per l'università, come c'è? No, non sa che era riferita la domanda. No, ma la spesa pubblica, la risposta, quello 0,7 è un dato che non si sa, praticamente la spesa pubblica un po'. È basso, sì, sì. È bassissimo. No, quindi le spese invece del bilancio della regione, del PIL, è molto consistente. Che la comunità digitale, forse lei ha parlato anche